e caccia alla banda dei tabacchini nel Vallo di Diano. Infatti da alcune settimane ci sono dei colpi nei tabacchi del comprensorio che hanno il medesimo modus operandi, quindi si tratta o degli stessi ladri o di bande che agiscono allo stesso modo e quindi probabilmente in contatto tra loro. L'ultimo colpo due notti fa ad Atena Lucana, i ladri sono entrati prima in un bar, poi attraverso il buco nel tabacchi, portando via un bottino di grande valore. Da quanto è emesso durante le indagini, la stessa auto è stata anche avvistata a Sant'Arsenio, sempre nei pressi di un bar tabacchi. Ci sono anche dei danni, segni del loro passaggio, ma in questo caso il colpo non è andato a segno. Ricordiamo che nelle scorse settimane altri colpi sono stati messi in altri tabacchi del comprensorio, come quello a Sassano. Non solo, anche ad Atena Lucana c'è stato un altro colpo in un tabacchi, in questo caso una rapina che si differenzia da questi furti notturni. I carabinieri della compagnia di Sala Conserina, guidati dal capitano Roberto Bertini, stanno cercando di contrastare questa ondata di furti con ingenti servizi di controllo del territorio, un territorio però troppo vasto per essere controllato sempre e ovunque.